Silenzio, che adesso stiamo per registrare, però, eh. Quando mi date silenzio, io inizio. Dov'è Ale? Io sono il bidello. Che ore sono adesso? Ce l'avete? La voce? Il regista arriva domani. Prego. Dai. Scusa, Bubba. Dai. Non cerchiamo un colpo di stato qua dentro, eh? Ciao, bentornati, siete ancora al Teatro Punto Zero Beccaria, avete visto i nostri spazi, avete visto anche un po' di caos, disordine. Il nostro amico Kento l'ha chiamato disordine creativo, ci piace in questa maniera qua. Adesso stiamo provando un pezzo di New Wild Web, Le armi del cyberbullismo, uno spettacolo che è nato nel periodo del lockdown, perché in questo periodo, ahimè, ci sono stati più atti di cyberbullismo rispetto alla normalità. Era un tema molto caldo che ci piaceva indagare e ne abbiamo creato uno spettacolo che, ahi noi, sta andando solo in streaming, in live streaming, però è un live streaming interessante, poi vi faremo vedere la regia, quante persone stanno lavorando là dietro, e adesso proveremo un pezzo, ci stiamo lavorando ormai da un paio di settimane sopra perché non si incastra come dovrebbe. Va bene, io ci sono, se mi dai le luci, Alessandro, ci siamo. Questa è una parte delle prove, la mattinata, in genere si inizia alle 9 del mattino, si va avanti fino alla sera alle 22 con ovviamente delle pause. Adesso facciamo una bella pausa pranzo perché io ho una fame pazzesca, si vede che sono un buon gustaio, quindi oggi mangiamo menù del giorno, abbiamo dei fusilli col pomodoro fresco fatto in casa, quello buono, del pollo gratinato, anche quello è buono, e una patata schiacciata. Dovevano essere in realtà delle patate normali, ma le abbiamo cotte troppo e ci siamo inventati la schiacciata di patate. Speriamo piaccia. A dopo. Più abbracci, non è la prigione, ma l'amore a salvarci. Senti le parole, se vuoi starci, stacci. New Wild Web. Beppe! Cazzaro, Ala, Elio. Bel domagnolo. È un artista, è un orsetto. Ma si può dire in televisione questo? No, non posso dirlo, mi ammazza. Regista. Grande uomo. Affettuoso ma non sembra. Allora, intelligente. Cuore grande. È tondo. Simpatico se si applica. La seconda. Un gran lavoratore. E la terza. Tondo. Ottimo padre. Ed è un genio. Primo, permaloso. Secondo, ciccione. Terzo, ci devo pensare. Da quando ho cominciato a lavorare con loro, 3 o 4 mesi fa, hanno fatto dei progressi straordinari anche a livello di presenza sul palco, di convinzione oltre che di scrittura. E chiaramente il merito è di Punto Zero, di Beppe, anche di Lisa, che non abbiamo ancora conosciuto ma conosceremo. E questa in realtà per me è una bomba, una delle più belle veramente che ho conosciuto. Vi rompe le palle. Sì, ogni tanto sì, è un po' troppo. C'è il suo tipo di. Però sì, dai, ci rompe un po' troppo. Dai una mano giù in cucina, per favore, anche tu. Aspetta. Oh. Sara, gliele puoi insegnare, per favore? Tienila. Dov'è Ale? Islam, anche tu, tutti quanti. Teniamo sta cosa. Silenzio. No, devi, tu sei nella festa. Scusa. Jason, il tuo di dietro è molto bello, ma non è la parte che preferisco. Ok, i ragazzi sono, non mi fanno impazzire, sono bravissimi, sono io che ogni tanto sono un pochettino nervino, no? Cioè mi piace nella cosa, non so come dirti, mi sale l'adrenalina perché in quel momento magari vorrei qualcosa di più e non sempre sono io a riuscire a dargli l'indicazione giusta, quindi un po' è una via di mezzo, no? Me la prendo un po' con me stesso, non me la prendo con i ragazzi, anche perché loro ci provano, sono sempre presenti, ci tengono a quello che fanno. Diciamo che le prove sono abbastanza tranquille, vengono, come so, essendo una compagnia comunque molto grande, molto variegata, una compagnia che sta anche molto tempo insieme, e ovviamente ogni tanto nascono piccole tensioni, però siamo diventati bravissimi, le risolviamo anche in breve tempo e con la collaborazione di tutti. Però è sempre un piacere provare con loro, sempre. Proviamo a rifarla, dai, rifatela. Persi nella rete, troppi pesci lessi, come siete messi, fate gli estroversi. Puoi andare in rete ma non sei Leo Messi, senza più mi piace, forse tace,
resti. Quello che avete visto è una prova un po' inconsueta, perché siamo nel periodo di lockdown, quindi dobbiamo fare spettacoli dove i contatti tra persone vengono meno, cioè poi avete visto che sono, gli attori sono molto distanziati, perché in genere noi iniziamo le prove con un training fisico e vocale che abbiamo chiamato Coross, e quindi la mattina inizia con degli esercizi fisici. È un po' che siamo fermi perché appunto questo Covid non ci permette il contatto fisico. Noi speriamo tanto di poter riprendere, anche perché è molto divertente, ti sfoghi tanto quando fai questo Coross. Questo è uno spettacolo particolare perché è uno spettacolo che è fatto solo in streaming, live streaming. C'è un'interazione col pubblico, quindi il pubblico interagirà con vari programmi in tempo reale, e però ci manca la presenza tanto 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 del pubblico, ci manca il calore, è un'altra cosa, non hai quel ritorno di quando la gente ti trasmette tutte le vibrazioni giuste che ci sono in teatro. Speriamo di ritornare presto qua con tante persone. Che voglio creare, sul cellulare, può farti male, questo è un appello alla coscienza globale. L'altro mondo spesso è il nostro specchio, senti più quel cuore che con l'orecchio. Detti sintesi, il concetto condividi nella vita, non sui social network. New Wide Web, il presente è selvaggio. Come New Wide Web, tengo chiaro il messaggio. Come New Wide Web, il presente è selvaggio. Come New Wide Web, tengo chiaro.